Buongiorno, benvenuti all'incontro del programmato per il progetto Life Agrestic, l'incontro con i policymakers. Noi oggi faremo un incontro di un paio di ore. Abbiamo diciamo, la fortuna di avere tra di noi il dottor Giuseppe Blasi, capo dipartimento del MIPAF, il professor Angelo Frascarelli, presidente di ISMEA, il dottor Pasquale Di Rubbo, Policy Analyst della Commissione europea DG Agri, e il dottor Giuseppe Corti, direttore del CREA per quanto riguarda agricoltura e ambiente. La mattinata sarà preceduta da una mia relazione. Io sono Pierluigi Merigi di Orta. Orta coordina il progetto Life Agrestic. Questa mia presentazione descriverà sostanzialmente il progetto Agrestic e i risultati che si vogliono ottenere in questo progetto. Questo webinar dà diritto anche al credito formativo di 0,25 punti per l'Ordine degli Agronomi, e chi volesse poi dopo avere maggiori delucidazioni, in particolare gli agrotecnici e i periti agrari, se volessero richiedere l'attestato di partecipazione, possono farlo tramite appunto le richieste, le domande al webinar, agli organizzatori. Io farò anche un po' da moderatore della mattinata, per cui una volta finita la mia introduzione passerò la parola per primo al dottor Blasi e successivamente agli altri gentili ospiti che sono cortesemente intervenuti, sono specialisti per i vari ambiti su questi argomenti che incomincerò subito a trattare descrivendo sostanzialmente quello che facciamo in Agrestic. Dunque, cos'è Life Agrestic sostanzialmente? Life Agrestic è un progetto Life che mira a mettere in pratica, testare e valutare a scala di azienda agricola delle gestioni innovative delle colture che possono contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico, riducendo le emissioni e aumentando il sequestro del carbonio. Per cui gli obiettivi sono quelli di promuovere l'adozione di sistemi colturali innovativi ed efficienti con un elevato potenziale di mitigazione del cambiamento climatico e anche di diffondere visioni e strumenti innovativi per un'agricoltura pronta al cambiamento climatico che utilizzi le risorse in modo efficiente. Il progetto si svolge sostanzialmente prevalentemente in Italia. Il coordinatore è Orta, che ricordo è uno spin-off dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Altri partner del progetto sono Arter, ISEA, New Business Media, la Scuola Superiore Sant'Anna e l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Quali sono le principali attività? In questa mia presentazione voglio proprio, in maniera molto sintetica, far capire quello che facciamo in Life Agrestic e quali sono i prodotti di questo progetto Life, che è un progetto molto impegnativo, un progetto che abbraccia tante tematiche, e in particolare descriverò in maniera dettagliata quelle che sono le attività operative che vanno dalla lettera C che vanno con la lettera C, scusate, dal punto 1 al punto 8, per cui praticamente l'attività C1 è recupero, caratterizzazione e moltiplicazione di varietà e linee locali sia di legumi che di colture di copertura. Adesso provo a mettere anche il puntatore, opzioni puntatore, ecco, si vede bene. La C2 è un'attività molto dedicata ai sistemi di supporto alle decisioni, a nuove funzionalità che devono essere implementate, che sono state implementate in parte già nei sistemi di supporto alle decisioni che utilizzano gli agricoltori. L'attività C3
è l'attività proprio di campo in tre siti dimostrativi rappresentativi di realtà diverse, come la Toscana, l'Emilia-Romagna e la Puglia, dove si confrontano due rotazioni, una ECS, quella innovativa, e la tradizionale CCS, che sta per Conventional Cropping System, e la C4 invece è la progettazione, sviluppo e test di un prototipo. Queste quattro attività sono sostanzialmente la C1 coordinata da ISEA, la C2 dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, la C3 da Orta e la C4 dalla Scuola Superiore Sant'Anna. Poi abbiamo l'attività C5, anche questa coordinata dalla Scuola Superiore Sant'Anna, che è finalizzata a definire proprio un modello per la stima dei flussi di gas serra. La C6 è un'attività in questo caso coordinata da ARTER sulla valorizzazione delle prestazioni climatiche ed ambientali. La C7 coordinata dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, in particolare dal professor Canali, che fa un'analisi di diversi scenari di mitigazione delle emissioni di gas serra. Con la replicabilità in diversi paesi, ma anche un'analisi degli effetti socio-economici. Infine, la C8, il coinvolgimento nel co-sviluppo. Partiamo diciamo, l'attività C1, è un'attività molto importante perché in questo progetto è previsto l'inserimento delle leguminose da granella e ISEA ha questo impegno di andare a selezionare proprio anche nuove varietà sia di pisello proteico, di lenticchia e di cece, perché effettivamente il germoplasma che abbiamo attualmente in Italia è, diciamo così, non particolarmente ricco e abbiamo necessità di predisporre materiali performanti proprio con le caratteristiche, quei tratti agronomici che proprio servono nel progetto Grestic, per cui sia la resistenza a stress biotici abiotici, ma anche in particolare la capacità di approfondimento radicale, un buon root index e soprattutto anche il contenuto di carbonio organico e il rapporto C su N sono aspetti molto importanti che andiamo a valutare in queste nuove accessioni di pisello, cece e lenticchia. Oltre che anche andiamo a verificare nuovi materiali come cover crops. Questo è un esempio di come nuove linee possono essere individuate. Questo è il caso della lenticchia. Vediamo, ci sono dei materiali interessanti sia come precocità, come produttività e anche risposta agli stress biotici e abiotici. Andiamo nel punto C2, che è quello seguito particolarmente dall'Università Cattolica del Sacro Cuore. Ecco, l'importante in questo punto è quello di ottimizzare, per cui è molto focalizzato all'utilizzo, al miglioramento, a implementare nuovi servizi nei DSS, nei Decision Support System, che vengono utilizzati dagli agricoltori per gestire al meglio le colture, avere una gestione più efficiente delle colture. In questa attività C2 c'è lo sviluppo di nuove funzionalità dei DSS cross specifici di Orta, lo sviluppo di nuovi DSS per le catch crop, cioè perché effettivamente, per quanto riguarda le colture di copertura, esiste, diciamo, anche un po' una lacuna di conoscenza dell'imprenditore agricolo, per cui questi strumenti servono proprio per dare il massimo dell'informazione per utilizzare al meglio queste colture di copertura, che possono cambiare in termini anche proprio di specie, ma soprattutto cambiano in funzione degli areali in cui e per le finalità con cui queste vengono coltivate, e poi lo sviluppo anche di un DSS omnicomprensivo del sistema culturale crop.net e anche l'integrazione nei DSS crop specifici del modello di emissione dei gas serra. Per quanto riguarda le nuove funzionalità dei DSS crop specifici, qui prendo alcune slide che sono state presentate dal professor Caffi nell'ultimo Mid-Term Conference. Abbiamo un tool per la selezione varietale, un tool per la gestione del suolo,
un tool anche per la gestione della copertura del suolo, ma anche modelli matematici previsionali per lo sviluppo di malattie specifiche fungine. Per esempio, questo è l'esempio della scochita, che è una malattia che colpisce particolarmente il cece, ma anche altre leguminose. È stato proprio messo a punto un modello che tiene conto proprio dell'infezione primaria, del periodo di incubazione e latenza e poi dopo anche delle infezioni secondarie. Per cui si sta, diciamo così, in Life Agresti si è mosso tutto un sistema anche di innovazione per quanto riguarda i modelli previsionali delle malattie fungine, ma anche di altri tool che possono essere molto sfruttati nelle applicazioni dell'agricoltura 4.0, come sono i BSS. Nella terza attività, che è quella del C3, quella delle piattaforme sperimentali, c'è la parola testare, cioè effettivamente nella pratica andiamo a verificare quali sono le tecniche culturali innovative a confronto delle tradizionali e i suoi effetti. In particolare abbiamo il sito E1 a Foggia, in Puglia, con le rotazioni CCS, grano duro, orzo, girasole, mentre le rotazioni innovative considerano la lenticchia, l'orzo da birra e la catch crop anche. È una cultura di copertura e il girasole. Abbiamo il sito E2 a Pisa in Toscana e il sito E3 a Ravenna in Emilia-Romagna con la descrizione delle varie colture. Sono tre siti particolarmente diversi l'uno dall'altro, lo vedremo anche da alcune informazioni delle prossime slide, e per questo è ancora più interessante valutare gli effetti delle rotazioni innovative nei confronti delle convenzionali e tutte le pratiche di resilienza dell'agricoltura, anche per ridurre l'emissione dei gas serra. In due di questi siti, Ravenna e Foggia, poi vedremo, sono stati apportati dei prototipi per la misurazione effettiva delle emissioni. Questo è il sito di Ravenna, Veduta Aerea. Ogni sito ha 8 parcelloni. Ecco, qui vediamo al centro questo macchia bianca, è il prototipo per la misurazione delle emissioni di protossido di azoto e di CO2. Questo è il sito di Pisa. E questo è quello invece di Foggia, vedete che anche a Foggia abbiamo il prototipo che misura appunto le emissioni dei gas serra in continuo. Questi sono come abbiamo caratterizzato i siti nei primi 2 anni di prova. Vedete che comunque per quanto riguarda la sostanza secca commerciabile, Ravenna è sicuramente il sito più produttivo in Valle Padana, mentre Pisa e infine Foggia, anche per l'andamento molto siccitoso delle annate di Foggia, ha una produttività in termini di sostanza secca più ridotta, e anche la PLV indubbiamente è direttamente proporzionale alla quantità diciamo così, di produzione per ogni sito. Nel confronto tra CCS ed ECS, vediamo che comunque le catch crop, per quanto riguarda la sostanza secca prodotta in termini di biomassa, in tonnellate ettaro, ha un ruolo molto importante per pareggiare e anzi a volte superare quello che è il sistema convenzionale. Per cui un ruolo molto importante è quello delle catch crop, che tendono a equilibrare e addirittura aumentare la quantità di sostanza secca prodotta e anche ovviamente di carbonio sequestrato. Teniamo presente che nelle rotazioni ECS noi introduciamo la leguminosa al posto di una cereale, per cui indubbiamente le leguminose, per i motivi che dicevo in precedenza quando descrivevo il C1, sicuramente perdono in produttività e che vanno recuperata con le colture di copertura o con nuove selezioni genetiche. Il punto C4 coordinato da Sant'Anna è quella della misurazione, e questi prototipi sono appunto stati installati sia a Ravenna che a Foggia. Praticamente sono sistemi molto complessi che in continuo, no, con 9 cicli al giorno, analizzano le emissioni di NO2 e CO2, e all'interno di questo
diciamo così, gabbiotto, chiamiamolo così, scusate l'espressione, abbiamo tutta una serie di analizzatori molto sofisticati. Per quanto riguarda le misurazioni, qui vi rendo conto delle emissioni di CO2 misurate dall'11-12 al 24-6 dal 2019 al 2021. A Ravenna, per esempio, sono le emissioni di CO2 e vediamo che complessivamente sulla sinistra sono molto più alte rispetto alla destra. Il grafico di destra fa riferimento alla rotazione innovativa, dove abbiamo inserito il pisello, vedete il pisello, mentre le emissioni di sinistra per lo stesso periodo fanno riferimento alla diciamo, rotazione classica in cui c'era il mais e il frumento rispetto invece al pisello e il frumento. Queste sono le emissioni di CO2. Se andiamo a vedere le emissioni di protossido di azoto, sono, diciamo così, hanno la stesso significato, cioè con le rotazioni innovative, vuoi con l'uso del DSS, vuoi con la sostituzione di colture come il mais, in altre aree, come il frumento, sostituendo appunto questi cereali con delle leguminose, abbiamo delle emissioni anche in protossido di azoto inferiori. Questo è un esemplificativo di Ravenna di un periodo ben determinato di circa, insomma, un paio d'anni. Proseguiamo. Il C5 è un'attività che è essenzialmente di modellistica, ecco, non perdo molto tempo qua, è una task che deve essere comunque completata verso la fine del progetto, dove verrà implementato un modello biogeochimico per la stima dei flussi dei gas serra. È un aspetto molto importante questo, perché bisogna tenere conto di diversi aspetti. Poi c'è l'aspetto della valorizzazione, in particolare questa task è seguita da Arter, abbiamo anche il dottor Bosso in collegamento, i servizi ecosistemici nel progetto Agrestic, e in pratica le pratiche innovative sperimentate da Agrestic generano effetti positivi sui seguenti servizi ecosistemici. Abbiamo visto la gestione degli infestanti, insomma, già con dei dati molto interessanti, l'impollinazione. Il sequestro di carbonio l'avete anche un po' intravisto dalle mie slide precedenti, la regolazione del clima, l'immagazzinamento dell'acqua, la protezione dall'erosione utilizzando appunto colture di copertura nelle interculture, la conservazione della biodiversità e la qualità anche del paesaggio, ovviamente anche questo l'abbiamo documentato con la presenza appunto di queste colture di copertura al posto del terreno nudo lasciato incolto. Altro aspetto di questo punto C6, di questa attività C6, è che nel progetto vengono analizzati anche meccanismi innovativi di remunerazione degli agricoltori, in particolare valorizzando il sequestro del carbonio nel mercato volontario dei crediti, supportando l'impollinazione tramite lo scambio tra agricoltori e apicoltori e sfruttando anche opportunità della nuova PAC per la riduzione dei prodotti fitosanitari. Questo è evidente anche, soprattutto con l'uso dei DSS, che ha permesso in tanti casi di ridurre di oltre anche il 50% l'uso dei prodotti fitosanitari con la modellistica previsionale e con l'utilizzo anche di colture che non hanno necessità di protezione come alcune colture leguminose. E poi un altro punto importante è quello del marchio di prodotto Agrestic, che è pensato per premiare i produttori che utilizzano materie prime che derivano da questi sistemi culturali, da questi sistemi sostenibili e resilienti, perché effettivamente quello che abbiamo visto anche in questo progetto è che non soltanto una cultura, diciamo, deve essere fatta in maniera sostenibile, ma il vero vantaggio lo hai quando hai un sistema culturale improntato ad essere rispettoso e resiliente per quanto riguarda tutti gli aspetti ambientali e anche per le sue performance anche produttive, perché un aspetto molto importante è quello di mantenere alte le performance produttive, soprattutto in un momento in cui anche i costi di produzione stanno alzandosi molto velocemente. E niente, poi dopo questo è regolato da un disciplinare sviluppato in collaborazione con Certiquality ed è uno schema certificabile da enti di parte terza.
questo marchio appunto di prodotto agresti, che è un aspetto che Arter sta seguendo con particolare attenzione. Infine c'è l'attività seguita dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, in particolare del professor Canali, per cui da questo punto di vista è chiaro che la diversificazione delle culture, avere dei sistemi culturali più diversificati, può aumentare la resilienza e le condizioni meteorologiche e resistere alle condizioni meteorologiche avverse, ma è importante poi anche valutare tutti gli effetti socio-economici dell'introduzione di questi sistemi culturali innovativi. Per cui questo è un aspetto molto importante, questa analisi costi-benefici, che dovrà essere effettuata per tutto l'arco della durata del progetto e poi dopo considerando poi dopo tutti i costi anche di implementazione dell'innovazione, che indubbiamente sono costi che sono poi a carico del produttore agricolo, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo, l'impiego delle colture di copertura per aumentare il sequestro del carbonio e rendere più efficienti i sistemi. Un altro aspetto importante è quello anche della replicabilità con le università europee. Dopo una prima indagine sono stati selezionati quattro casi studio che verranno appunto seguiti in Ungheria, Romania, Grecia e Francia. Questi sono i riferimenti di queste università su cui verranno appunto replicate queste informazioni, queste attività. L'ultimo aspetto, e concludo proprio un minuto, è il coinvolgimento. Diciamo così, questa attività di Life Agrestic prende in considerazione questo coinvolgimento degli stakeholder che ringrazio, so che tanti sono presenti a questo webinar e che ci hanno dato la forza anche all'inizio e l'interesse proprio per questo tipo di tematica a presentare il progetto innanzitutto, e poi dopo lo stanno seguendo cioè, con molto interesse nonostante tutte le difficoltà che abbiamo avuto in questi 2 ultimi anni di pandemia e che abbiamo dovuto shiftare, cioè cambiare approccio anche di coinvolgimento e comunicazione da incontri personali come erano stati previsti a tutti incontri virtuali. Ma la partecipazione e l'interesse comunque è molto importante. Poi questa stakeholder platform è appunto molto composita e molto ricca e articolata. E altri aspetti di coinvolgimento sono le attività di networking che abbiamo effettuato in questi anni con progetti analoghi in questa mia ultima slide mi preme ringraziare tutti i partner che sono presenti per l'impegno che è stato finora dato al progetto e anche per l'impegno futuro che sarà ancora più forte per arrivare alla conclusione, in particolare anche la mia collega Valentina Mastretta che coordina brillantemente con estrema efficacia tutte le attività del progetto e anche al nostro monitor che ci segue costantemente. Ecco, a questo punto io lascerei la parola al dottor Blasi e vi ringrazio per l'attenzione. Eccomi qua, grazie. Buongiorno a tutti. Io intanto ringrazio tutti quanti, in particolare Gabriele Canali che mi ha contattato per partecipare a questo evento. Spero voi mi sentiate, giusto? Benissimo, grazie. Perfetto. Perfetto. Sì. Anche perché si inquadra in un contesto temporale particolarmente importante, come sapete, siamo nella fase cruciale, al di là dell'elemento contingente di crisi che speriamo possa essere affrontato e risolto al più presto. Siamo in un contesto, quello ordinario, che ci vede nel vivo del negoziato con la Commissione europea, sul piano strategico della PAC, che è stato inviato, alla fine del 2021, e ora siamo in attesa delle osservazioni che sono previste, preannunciate per la fine di marzo, in contemporanea con tutti i paesi che hanno notificato nei tempi che vi dicevo, e quindi
A seguito di queste osservazioni partirà un negoziato, penso, abbastanza serrato e molto importante, anche perché ci dovrà permettere di arrivare all'attivazione delle misure previste dal nuovo piano strategico, quindi dalla nuova politica agricola comune a partire dal 1° gennaio 2023. In questo contesto, come sapete, i temi che sono stati affrontati oggi dal punto di vista scientifico sono ampiamente trattati. Basta citare solo alcuni degli ecoschemi che sono stati inseriti all'interno della nuova architettura verde. Poi abbiamo tutti gli interventi agroclimatici ambientali che presidiano e tentano di supportare il settore produttivo verso un impegno, verso un orientamento che ne consenta di aumentare la sostenibilità e possa mettere in atto anche pratiche agricole particolarmente virtuose anche dal punto di vista del sequestro del carbonio. Ora, questo contesto programmatorio si innesta anche su un aspetto molto di attualità, perché come sapete la presidenza francese dell'Unione Europea ha caratterizzato il suo inizio proprio sul tema del carbonio e soprattutto ha cercato di capire le conclusioni del suo lavoro si dovrebbero essere portate al Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura di lunedì prossimo, quindi a brevissimo. E in questo contesto è previsto che il settore agricolo debba assolutamente poter beneficiare, quindi settore agricolo significa che partecipa al pari di altri settori, così come è successo per il settore forestale, ma anche per altri settori, alla gestione delle politiche in favore della riduzione delle politiche di riduzione dei gas a effetto serra e di tutte le emissioni inquinanti, e quindi tutti coloro che contribuiscono a ridurre questi effetti possano beneficiare dei vantaggi, tra virgolette, che questo settore, questo impegno possa produrre. Ora, questi vantaggi non sono facilmente determinabili e già la presentazione che mi ha preceduto ha messo in evidenza quanto questo percorso possa essere complesso. Noi abbiamo la certezza che determinate pratiche, determinati cicli, determinati impegni producono effetti positivi da questo punto di vista, ma la difficoltà di arrivare alla misurazione, quindi alla certificazione del delta in termini positivi, ancora non ci mette nelle condizioni di poterlo valorizzare al massimo. La presidenza francese, come dicevo, ne ha fatto una politica del suo semestre, proprio perché questo tema è un tema che dovrà portare a dei vantaggi per il settore agricolo. Adesso questi vantaggi in questo momento possono essere monetizzati attraverso dei contributi che vengono concessi attraverso la politica agricola comune, ma non sappiamo quanto questo tipo di contributo potrà essere mantenuto, non sappiamo quanto questo contributo possa essere compensativo rispetto al sacrificio tecnico, produttivo ed economico che si chiede al mondo produttivo. Quindi si introduce anche il concetto della certificabilità, della certificazione dei diversi sistemi per poter andare a misurare il delta e quindi il vantaggio a livello globale delle pratiche agricole che vengono messe in atto. Ovviamente noi, dovendo replicare nei tempi che vi dicevo alla Commissione europea, siamo fortemente aperti al confronto per andare a migliorare l'impianto normativo e delle misure che sono state proposte nel piano strategico. Siamo anche fortemente interessati affinché i nostri rappresentanti del mondo scientifico, quindi è un appello che faccio qui, possano partecipare, perché è importantissima la nostra presenza come rappresentanti di una agricoltura che ha caratteristiche completamente diverse rispetto a quella continentale, che un nostro rappresentante possa partecipare al gruppo di esperti che la Commissione sta reclutando per redigere questa nuova proposta che consenta di valorizzare il tema del sequestro del carbonio e di censire e certificare le diverse pratiche affinché possa essere messo in piedi un sistema riconosciuto a livello almeno europeo e quindi utilizzabile e certificabile. Per quanto concerne invece l'elemento certificabilità, noi stiamo prendendo la strada della certificazione della sostenibilità del processo produttivo a 360 gradi.
perché riteniamo che dei singoli fattori produttivi su cui intervenire attraverso la certificazione non abbia molto senso, soprattutto sia particolarmente rischioso perché comporterebbe dei costi, degli oneri economici per il sistema produttivo che non avrebbe molto senso introdurre, quindi non vogliamo introdurre ulteriori elementi di complicazione. Vorremmo però portare tutti questi aspetti all'interno di un sistema di certificazione, non direi unitario perché è una parola troppo limitante, ma uniformemente condiviso in maniera tale che i diversi fattori produttivi di grande rilevanza, in questo caso parliamo dell'impronta carbonica, ma abbiamo l'impronta idrica, abbiamo la sostenibilità sociale, quella ambientale e via dicendo, possono essere mano a mano implementati in un sistema unitario della certificazione della sostenibilità, in maniera tale che si possa valorizzare questo aspetto anche a livello commerciale in futuro. E soprattutto però questo sistema ha bisogno della condivisione, quindi di un supporto scientifico alle spalle che sia in grado di garantire che questo, che gli elementi che compongono il sistema sono elementi oggettivi, misurabili, riproducibili e anche, quantificabili dal punto di vista dell'onere che il produttore deve sostenere per raggiungere quell'equilibrio ottimale che è difficilissimo da ottenere, che è quello della sostenibilità economica e della sostenibilità ambientale della propria azienda e quindi del processo produttivo a cui decide di sottoporsi. Ovviamente questo punto di equilibrio dipenderà dalle risorse economiche che saranno messe a disposizione attraverso gli strumenti che conosciamo già, quindi la politica agricola comune è il principale, ma più si andrà avanti dovremmo guardare anche con maggiore interesse al mercato, quindi sarà il mercato che se siamo in grado di valorizzare tutti questi elementi, potrà premiare questi comportamenti e in maniera tale da rendere sempre più indipendente il sistema dalla presenza di incentivi economici che non è assolutamente detto che saranno mantenuti. Tra l'altro, in questa fase di programmazione, sapete, sono molto di meno rispetto a quelli che avremo in futuro. Quindi io chiudo dicendo che siamo assolutamente aperti affinché queste iniziative possano essere sostenute, strutturate, ci dovranno aiutare a realizzare politiche sempre più efficienti. Qui oggi, oltre a me, ci sono rappresentanti dell'ISMEA e del CREA, che sono gli enti di ricerca che supportano, oltre a fare ricerca su temi importanti come questo, supportano l'amministrazione nella redazione e nella definizione delle politiche e quindi supportano l'amministrazione anche nel dare concretezza al risultato della ricerca scientifica e trasferirlo a delle misure di intervento, di agevolazione del sistema produttivo. La cosa più importante è che quando andiamo a trasferire un impegno di questo tipo, si pensi sempre alla misurabilità, alla verificabilità, perché la cosa di cui il settore produttivo non ha bisogno assolutamente è quello di introdurre ulteriori oneri amministrativi nel sistema e quindi quando pensiamo di poter valorizzare un elemento caratterizzante come la certificabilità del sequestro del carbonio, dobbiamo pensare anche a come poterlo materialmente mettere in atto per evitare di complicare il sistema. Quindi noi siamo assolutamente disponibili a confrontarci proprio nei prossimi mesi, prima della stesura definitiva della versione finale del piano strategico che dovremmo inviare alla Commissione una volta che la Commissione ci avrà trasmesso le proprie osservazioni e vi ringrazio anche per il tema che avete trattato perché è un tema di grande attualità e su cui si misurerà la competitività dell'agricoltura del futuro. Grazie dell'attenzione e buon lavoro. Ringraziamo il dottor Blasi per il suo intervento, anche per l'assoluto rispetto dei tempi. E, siamo oltre 210 partecipanti al momento, ecco, per cui è un'ottima partecipazione. E adesso passerei la parola al professor Angelo Frascarelli, presidente di ISMEA. Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio dell'invito. Perché ci consente di andare. Mi sentite?
Perfettamente, Angelo, perfettamente. Vedete anche le mie diapositive? Sì. Allora, grazie dell'invito perché questo tema ci consente di far comprendere agli imprenditori, a noi stessi, alcune evoluzioni dell'agricoltura, come possono prendere corpo e arrivare fino alle imprese. Il mio tema è proprio questo, quello di illustrare perché questo progetto, e lo dico dopo aver illustrato questi contenuti per anni, come questo progetto rientra pienamente in quella che è l'evoluzione dell'agricoltura, delle politiche, delle volontà dei cittadini e delle volontà dei consumatori. Allora, come sintetizzo questa evoluzione dell'agricoltura su cui a mio avviso questo progetto si inserisce con grande condivisione? Io faccio spesso vedere questa diapositiva. Che fa vedere come dagli anni 50 ad oggi l'agricoltura è cambiata profondamente, dall'agricoltura tradizionale all'agricoltura industriale, ma la multifunzionalità, pensate, quando agli inizi degli anni 2000 parlavamo di multifunzionalità, quello che è stato per l'agricoltura italiana, oggi il 22% della PLV dell'agricoltura italiana sono servizi di supporto, sono attività connesse. Poi abbiamo parlato negli anni 2010 di agricoltura sostenibile, di intensificazione sostenibile. A mio avviso, oggi la parola che meglio identifica il futuro dell'agricoltura è la parola agricoltura smart. Tenendo conto che rispetto a questa evoluzione, anche l'attuale situazione geopolitica è spiegata e trova una risposta proprio nell'agricoltura smart, che è un'agricoltura produttiva, sostenibile, in linea con le indicazioni dei consumatori e dei cittadini. E vi spiegherò perché l'agricoltura smart comprende anche le preoccupazioni di questi giorni, le preoccupazioni dei cittadini che vanno a fare acquisti impulsivi nei supermercati, sono preoccupati dell'approvvigionamento alimentare. Allora, perché questa agricoltura e perché quello che ci ha detto prima Merigi va nella giusta direzione? Perché lo chiedono i cittadini e lo chiedono i consumatori. Quindi lo chiede in una logica di democrazia, la politica da una parte, il mercato, sono quelli che orientano le imprese. Perché lo chiedono i cittadini? Da cosa lo vediamo? Io faccio vedere questa diapositiva che è la sintesi di un sondaggio che ha fatto l'Unione Europea nel 2017, quando prima di scrivere gli obiettivi, le strategie, gli scenari, poi gli strumenti della nuova PAC, ha fatto una consultazione pubblica. Una consultazione pubblica con 320.000 questionari arrivati e che ci dicono che sostanzialmente da queste parole, quelle più grandi sono quelle che più richieste dai cittadini consumatori e agricoltori, agricoltura biologica, qualità del prodotto, acqua, mercati che funzionano, occupazione, agricoltura sostenibile. Quindi questa richiesta dei cittadini sono pienamente in linea con quello che ci diceva prima, che sono gli obiettivi di questo progetto LIFE. Ma come poi l'Unione Europea ha tradotto queste volontà dei cittadini? L'ha tradotto in alcune strategie dell'Unione Europea, tra cui il Green Deal, su cui non mi soffermo, ma vorrei sottolineare il tema importante della neutralità climatica come obiettivo. Molti agricoltori mi dicono in questi giorni: la neutralità climatica non serve più perché oggi abbiamo bisogno di mangiare. Non è così. Oggi abbiamo sicuramente un'emergenza derivata dalle tensioni geopolitiche. Dobbiamo sicuramente guardare all'approvvigionamento alimentare, ma questo è sempre stato un obiettivo dell'Unione Europea. Ma questo non vuol dire che la neutralità climatica non è più un obiettivo. Perché se oggi ammesso che possiamo risolvere con una politica di breve periodo, ammesso che possiamo risolvere qualche problema di approvvigionamento, su cui però non drammatizzerei neanche più di tanto, è anche vero che poi fra 70 anni moriremo perché avremo un pianeta inospitale. Quindi,
il fatto che oggi c'è una tensione geopolitica importante, drammatica, non vuol dire che il tema della neutralità climatica è venuto in secondo piano. E il tema della neutralità climatica per l'agricoltura vuol dire la strategia Farm to Fork, che non è stata ben considerata, anzi qualcuno oggi dice che è una strategia ampiamente superata perché oggi ci sono altri problemi. La strategia Farm to Fork soprattutto è stata criticata per i numeri della strategia, riduzione degli agrofarmaci, dei fertilizzanti, degli antibiotici, 25% di SAU destinata a bio, ma in realtà questa politica rimane tuttora ancora valida e concreta perché non dice che, come qualcuno vuole ipotizzare, che dietro a questi numeri c'è una riduzione di produzione. Certo, c'è una riduzione di produzione nel momento in cui noi applichiamo questa strategia all'agricoltura di oggi immobile, imbalsamata, che pensa solo continuare i modelli agricoli esistenti. Ma oggi ci ha detto bene Merigi come invece c'è la possibilità di evolvere verso sistemi agricoli nuovi che garantiscono produttività e sostenibilità. E comunque, indipendentemente da quello che vuole la politica, che la politica tutto sommato può anche modificare le sue scelte, sono già i consumatori che vanno in questa direzione. Questa è una diapositiva fatta da Ismea che dice sostanzialmente che il consumatore vuole quattro cose fondamentalmente. Vuole risparmiare, e questo lo vediamo tutti i giorni dalle pubblicità in televisione, vuole risparmiare soldi ma anche tempo, vuole praticità, e questo lo vediamo, vuole comodità. Non è vero quello che si dice che il consumatore è ritornato ai pasti a casa, un pochettino questi sono aumentati per effetto dello smart working, ma quell'effetto che c'è stato nel primo lockdown nel 2020, quando tutti compravano uova e farina, finito il lockdown nessuno ha continuato a fare ciambelloni o pasta o pane in casa, perché la praticità e la comodità sono una tela di fondo per cui predominano gli acquisti online, gli ipermercati. Ma le due tendenze più importanti sono salutismo e ambiente, e questo lo vediamo dalle scelte dei consumatori, lo vediamo da come i prodotti vengono presentati anche dalle industrie di trasformazione. Guardate questa pubblicità, non voglio fare pubblicità a nessuno, ma per farvi capire che dietro la comunicazione ci sono tanti di quegli elementi: uova fresche, farine ideali per i biscotti, guai a farina doppio punto doppio zero, una volta era il massimo dell'alimentazione, oggi almeno 5 cereali, la panna di latte italiano, energia 100%, prodotti con 100% energia rinnovabili, senza grassi idrogenati e senza coloranti, quindi ambiente e salute. Ecco, questa sono le tre dinamiche che ci sono nei consumatori, noi lo vediamo dalle indagini che sempre più frequentemente ci danno informazioni. Noi vediamo che i consumatori vanno sempre di più o a risparmiare low cost o verso prodotti premium in cui le due parole fondamentali sono sostenibilità, transizione sostenibile, transizione e trasformazione digitale. Quindi, se questo è vero, che cosa vuol dire oggi per la nostra agricoltura? Un'agricoltura che io definisco, ma non io, lo definisce l'Unione Europea, smart. Un'agricoltura che è sostenibile, e questo, su questo non ci sono dubbi, che punta su una transizione ecologica, in cui le parole chiave sono ambiente, cambiamenti climatici, benessere animale, lo diceva prima il dottor Blasi, le scelte. Se noi guardiamo le scelte che ha fatto il nostro ministero e le regioni sugli ecoschemi, vanno in questa direzione. Vuol dire economia circolare, vuol dire bioeconomia, vuol dire un'alimentazione che va nelle direzioni che dicevamo prima, vuol dire che tutto questo lo facciamo tramite l'innovazione, non un ritorno al passato. Per quindi nell'innovazione c'è l'agricoltura digitale, c'è la robotica, ci sono i DSS, c'è la nuova genetica con gli NBT, ci sono
il biostimolante, il biocontrollo, c'è la blockchain, c'è l'innovazione organizzativa, tutto in una logica di resilienza. Resilienza al cambiamento climatico sicuramente, ma la resilienza anche agli shock di questi giorni. Noi dobbiamo immaginare che la nostra agricoltura smart deve essere anche un'agricoltura che dovrà adattarsi a prendere tanti shock nei prossimi anni. Basta pensare che la nostra economia in tre anni ha avuto due shock rilevantissimi come la pandemia e questa situazione geopolitica. Ormai non si può né affrontare questi shock con una azione ex post, bisogna con un'azione ex ante. Gli shock del clima, gli shock dei cambiamenti geopolitici, gli shock di situazioni come la pandemia. Ecco, quindi l'agricoltura smart è sostenibile, punta alla salute, coglie la domanda di salute dei cittadini, è fortemente innovativa, per cui quelle cose che ci ha detto prima Merigi sono particolarmente importanti, e deve essere anche resiliente. È una bella sfida per la nostra agricoltura. Quindi ecco, in queste foto in cui c'è un campo di mais che non è un campo di mais, è un campo di mais con una tecnologia altissima che adesso non vi sto a spiegare, ma vi assicuro che dietro questo campo di mais c'è una... Uno dice, ma che cos'è un campo di mais? Un'agricoltura molto tradizionale. No, perché dietro questo campo di mais c'è qui uno strumento che adesso non vi sto a spiegare, di agricoltura digitale di precisione. Dietro a un pereto c'è una tecnologia, un modo di, per esempio, gestire il suolo che è completamente diverso rispetto al passato, ma nello stesso tempo c'è un prodotto alimentare che coglie le esigenze del consumatore. Quindi, che cos'è questa agricoltura? È un'agricoltura che coniuga produttività e sostenibilità, sicuramente ormai su questo non ci sono, però non è semplicemente una vernice di sostenibilità dell'agricoltura del passato, perché il rischio, il passaggio che è stato fatto dal 2020, dall'intensificazione sostenibile all'agricoltura smart, perché l'intensificazione sostenibile che cos'era? Una vernice di verde dell'agricoltura del passato. L'agricoltura smart è un'altra cosa, è un nuovo paradigma che fa quelle cose che dicevamo prima, alimenti sicuri, valore aggiunto, che richiede la carbon footprint, la water footprint, la social footprint, il biologico, ma il biologico non inteso come quell'agricoltura che va alla caccia di contributi, ma quell'agricoltura, come dice qualcuno, che è la volpe dell'agricoltura, che fa delle pratiche avanzate a cui poi tutta l'agricoltura va dietro. Quindi l'agricoltura non è solamente estensificare, anche in alcuni casi estensificare, ma significa produrre di più con sistemi nuovi, per cui quelle parole che ho sentito prima da Merigi, che vi assicuro non l'avevo concordate prima, cover crops, catch crops, utilizzo di reflui zootecnici. Voi pensate quello che sta succedendo in questi giorni. Mi arrivano segnalazioni dalla pianura padana che agricoltori stanno in questi giorni utilizzando sempre di più i reflui zootecnici al posto dell'urea. Cioè c'è voluta la crisi geopolitica per far capire che i reflui zootecnici sono, in un'ottica di economia circolare, oltretutto una risorsa e non solo un problema. Servizi ecosistemici. Quindi l'agricoltura smart coinvolge tutti, non coinvolge più solo gli agricoltori, coinvolge gli agricoltori, l'industria, la finanza, perché oggi un'impresa, se non ha un certo livello di sostenibilità, non viene neanche finanziata. Gli enti di ricerca, le PME innovative, qui abbiamo un'iniziativa che è organizzata da Orta, che è una PMI innovativa. Quindi l'agricoltura smart richiede un confronto tra tutti questi soggetti, ma soprattutto un'agricoltura che lavora sull'origine, sull'ambiente, sulla salute, sulla lotta agli sprechi, sulla riduzione degli imballaggi, sull'edilizia sostenibile, sul benessere animale, sul mercato, sul risparmio di acqua. Quindi che utilizzano le etichette digitali, i packaging innovativi, che crea meno servizi culturali innovativi e così via. L'ho sottolineato perché
l'ho sentito prima parlare da Merici. E quindi concludo il mio intervento dicendo che cosa? Che quello che abbiamo sentito oggi, ma quello che è la direzione della politica e dei consumatori, vanno verso un'agricoltura smart, che è una cosa molto più avanti dell'intensificazione sostenibile. Io questo lo dico soprattutto ai colleghi agronomi che ancora oggi giustamente insistono con l'agricoltura sostenibile, ma è di con l'intensificazione sostenibile, ma è di qualche di 7, 8, 10 anni fa. Oggi ci vuole più un ampliamento di questo concetto, perché è proprio un nuovo modello di agricoltura. Per questo mi è piaciuto quello che diceva prima Merigi, che parla di varietà locali, parla di nuove varietà, perché in questi giorni, seguendo il dibattito che c'è, bisogna produrre di più, bisogna abbandonare farm to fork, bisogna abbandonare la sostenibilità, perché adesso dobbiamo produrre di più, mettere in coltivazione 1 milione di ettari in più. Sì, questa è come aspettativa, lo comprendo, no? Ma è una reazione impulsiva ai problemi di oggi. Come facciamo noi? Ammesso che dobbiamo mettere in coltivazione più superfici, ma come lo facciamo? Lo facciamo mettendo mais a Isernia o coltivando il grano sulle montagne? Non è così, ma utilizzando per esempio quello che ci ha detto prima Merigi con le varietà locali, adattandole alle varie situazioni territoriali, con i DSS, con una attenta valutazione della carbon footprint. Questo richiede conoscenza. Ecco, sempre più conoscenza, ma più conoscenza, ma non solo conoscenza per ettaro, non solo agricoltura, perché se questo rimane a livello agricolo non ci porta ai vantaggi. Questa conoscenza deve essere trasferita ai cittadini e ai consumatori che vogliono salute, vogliono clima e ambiente, e soprattutto un'altra cosa che non è l'argomento di oggi, ma lo accenno solamente, vogliono anche più equità nella filiera, perché l'agricoltore deve essere adeguatamente remunerato per tutti questi servizi che fornisce alla collettività. Grazie. Ringrazio il professor Frascarelli dell'interessantissimo intervento e anche dell'assoluto rispetto dei tempi, e a questo punto passerei la parola al dottor Pasquale Di Rubbo, che è policy analyst della Commissione Europea di DG Agri. Prego, dottor Di Rubbo. Salve, buongiorno a tutti e grazie mille per l'invito. Diciamo che le discussioni di questa mattina confermano ancora una volta che la marcia e la direzione dei nostri cammini va appunto nella giusta direzione. Ecco, la mia presentazione vuole mettere in prospettiva un po' più ampia le discussioni di questa mattina, ma confermare, così come è stato detto anche dai relatori che mi hanno preceduto, appunto che queste discussioni entrano proprio nel cuore del Green Deal europeo, questo progetto politico molto ambizioso che ha lanciato la Commissione europea a inizio mandato, ecco, della Presidente von der Leyen per raggiungere appunto la neutralità climatica. Ecco, il primo continente a livello mondiale che si pone questo obiettivo molto ambizioso, quindi raggiungere una somma zero su quello che emettiamo in termini di gas a effetto zero e quello che riusciamo ad assorbire nei nostri processi di produzione e di consumo. Ovviamente il settore agroalimentare gioca un ruolo molto importante, ma in un'ottica di sistema la Commissione europea ha lanciato una serie di strategie che vanno a raggiungere appunto un livello di sostenibilità più ambizioso nel settore delle energie, dei trasporti, degli edifici. Quindi bisogna affrontare queste discussioni appunto in un'ottica più complessa, più di sistema, e cercare appunto le giuste sinergie e complementarietà tra gli sforzi che ogni settore è chiamato a fare.
Sicuramente oggi l'attenzione è sulla Farm to Fork, questa strategia molto ambiziosa che ha lanciato la Commissione europea per la prima volta in maniera integrata e in maniera sistemica si guarda al settore agroalimentare, quindi non più con approcci settoriali ma approcci di sistema, perché ci siamo resi conto che molti problemi che abbiamo oggigiorno di insostenibilità sia di natura economica che sociale che ambientale nel settore agroalimentare, sono spesso legate a approcci molto settoriali, ecco, da silos, come si dice spesso a livello europeo. Ognuno cerca di risolvere il proprio problema a casa propria, ma oggi c'è appunto un obbligo di guardare oltre i propri confini territoriali. In questo la strategia Farm to Fork lancia quattro obiettivi politici molto importanti. Innanzitutto ridurre l'impronta ambientale e climatica. Oggi i sistemi agroalimentari sono responsabili di circa il 33% di emissioni a livello globale. In Europa siamo su livelli leggermente migliori, ma sicuramente il sistema agroalimentare è tenuto ed è chiamato a dare una risposta ambiziosa a queste questioni. Secondo obiettivo, la transizione globale. Ecco, oggi l'Europa, lo dimostrano, le discussioni in corso, ecco, non può chiudersi nei propri confini geografici, ma, con la Farm to Fork e il Green Deal lanciano sfide anche a livello internazionale, a livello globale in questa transizione. Quindi c'è sicuramente un vantaggio importante per chi farà il primo passo, sia a livello istituzionale ma anche a livello agricolo, come imprenditori agricoli, ecco. Terzo obiettivo è quello di preservare le risorse naturali. Oggi circa il 60%, anche il 70% dei suoli agricoli sono ben al di sotto dei livelli di sostanza organica necessaria per mettere le piante in condizioni di espletare i processi di fotosintesi, quindi di rispondere agli shock idrici, a rispondere alle esigenze di produttività. E quindi noi vogliamo appunto con la Farm to Fork rimettere queste questioni al centro delle nostre discussioni. E infine, come lo ricordava anche il professore Frascarelli, c'è la necessità di guardare al sistema agroalimentare in un'ottica di sostenibilità e di resilienza, che non significa appunto ridurre le nostre produzioni, ma anzi produrre sicuramente per soddisfare una domanda crescente di beni alimentari, ma allo stesso tempo saper assorbire gli shock, saper rispondere agli shock che saranno sempre di più nel campo fitosanitario. Lo abbiamo visto, cosa significa la presenza di un organismo da quarantena in Europa, in Italia, con la Xylella fastidiosa, ma anche gli shock geopolitici oggigiorno mettono a dura prova i nostri sistemi agroalimentari. In futuro i nostri sistemi devono essere in grado di saper rispondere a questi shock e con appunto pratiche sempre più resilienti e sostenibili. Ci sono diversi target politici, ecco, non sto qui a soffermarmi, della Farm to Fork per quanto riguarda la riduzione dei pesticidi dell'agricoltura bio, ma voglio soffermarmi su due aspetti importanti proprio per confermare l'importanza della strategia Farm to Fork anche alla luce degli ultimi sviluppi e quello che vediamo con l'aumento delle energie, dei fertilizzanti, dei costi, anche delle commodities a livello globale. L'obiettivo di ridurre il 50% delle perdite dei nutrienti, e secondo i nostri studi porterà a una riduzione di circa il 20% di fertilizzanti in agricoltura, conferma ancora una volta che gli obiettivi della Farm to Fork vanno nella giusta direzione. Quindi l'obiettivo di sviluppare un'agricoltura a basso consumo di input, anche nell'interesse degli agricoltori. E l'altro obiettivo altrettanto importante è di realizzare sul 10% della superficie agricola a livello europeo elementi paesaggistici ad alta diversità, perché spesso sono questi aspetti che vanno ad aumentare anche la produttività. Se pensiamo agli impollinatori, la presenza in agricoltura è determinante e spesso
questi elementi paesaggistici sono di non facile captazione nei modelli convenzionali di econometria che oggi utilizziamo per valutare l'impatto della farm to fork. Spesso non riusciamo appunto a quantificare gli aspetti legati all'ambiente, come questi possono rendere i nostri sistemi più produttivi e quindi economicamente più interessanti anche per gli agricoltori. Poi c'è un aspetto molto importante su cui si sta lavorando in questi giorni, ecco la legge quadro per i sistemi alimentari sostenibili. È un'iniziativa orizzontale della Farm to Fork che la Commissione vuole presentare entro il 2023, l'anno prossimo, dove si guarda al sistema agroalimentare in maniera sistemica. Stiamo immaginando una legge quadro dove sia chiaro per tutti gli attori del sistema agroalimentare, e parlo di sistema quindi non di filiere agroalimentari, ma di sistema, perché ci sono appunto degli operatori, attori che vanno ben oltre diciamo l'approccio classico di filiera e tutti possono contribuire e devono contribuire a un sistema più sostenibile, e quindi la Commissione europea vuole dettagliare gli obblighi legislativi per ognuno di questi attori, facilitare una maggiore coerenza delle politiche anche a livello settoriale, migliorare una governance a tutti i livelli, quindi avere un approccio anche dal basso verso l'alto, creare delle community a livello locale sui sistemi agroalimentari, quindi coinvolgere in maniera attiva ogni singolo pezzo del sistema agroalimentare, incluso i consumatori. Ovviamente questo è un processo dinamico, non possiamo immaginare qualcosa di statico, ma è un processo che avvia una discussione che ci porterà poi nel lungo periodo a sistemi più sostenibili. In questo l'etichettatura gioca un ruolo importante. La Commissione all'interno di questa iniziativa presenterà un'etichettatura sulla sostenibilità del cibo, un'etichettatura che guardi alle tre dimensioni della sostenibilità, quindi alla dimensione ambientale, alla dimensione sociale e alla dimensione economica, quindi anche gli aspetti di equità, quello che si diceva prima, l'equità sui prezzi che gli agricoltori percepiscono dalla vendita delle loro commodities, loro produzioni. E infine un ultimo punto, ci saranno le consultazioni pubbliche che avvieremo ad aprile, e un invito a tutti voi, a chi ci sta ascoltando oggi, di partecipare attivamente, perché è davvero un'occasione importante per appunto approcciarsi al sistema agroalimentare in maniera inclusiva e in maniera sistemica, quindi abbiamo la necessità di ascoltare tutti. In questo voglio ritornare sugli aspetti di neutralità climatica che si ricordavano prima all'interno del Green Deal europeo, perché il Green Deal nasce con target non vincolanti da un punto di vista legislativo, però grazie alla nuova normativa europea sul clima approvata l'anno scorso nel 2021 tra Parlamento e Consiglio, i target del Green Deal diventano vincolanti da un punto di vista legislativo. Quindi entro il 2050 la neutralità climatica diventa un obbligo legale per l'Unione Europea e per gli Stati membri. All'interno di questa normativa c'è un ulteriore target altrettanto vincolante, che è quello di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990. Quindi tutte le politiche settoriali sono chiamate a contribuire a questo target, quindi anche il sistema, le politiche agroalimentari, la politica agricola comune è chiamata a contribuire in maniera sostanziosa a questo obiettivo. Dove ci troviamo al momento? Ecco, si parla di neutralità climatica entro il 2050. Al momento, come potete vedere da questo slide, siamo ancora lontano dalla neutralità climatica, ma non siamo così lontano dalla riduzione del 55% entro il 2030. Ci vorranno sicuramente sforzi in più che ogni settore dovrà fare, così come dicevamo, ma per arrivare al 2050 diciamo che dobbiamo mettere in campo tutte le tecnologie, la ricerca, l'innovazione per poter raggiungere l'obiettivo.
Un ulteriore punto su cui vorrei attirare la vostra attenzione è appunto nel 2050, in questo grafico, vediamo che comunque resteranno delle emissioni in atmosfera che sono, possiamo dire, strutturali, fisiologiche, e se ci riferiamo al sistema agricolo, alcune emissioni rientrano nel ciclo biologico, nel ciclo di vita delle nostre produzioni. Quindi, per poter raggiungere la neutralità climatica nel 2050, secondo i nostri studi di impatto, dobbiamo poter catturare, assorbire circa 500 milioni di tonnellate di CO2 equivalente per compensare appunto queste emissioni residue che sono strutturali, soprattutto nel settore agricolo. Allo stesso tempo, come vi dicevo prima, la Commissione sta chiedendo davvero uno sforzo a tutti i settori dell'economia a livello europeo e a livello nazionale. Abbiamo presentato questo pacchetto, ricorda spesso il Fit for 55, pronti per il 55%, dove la Commissione nel 2021 ha presentato numerose proposte di revisione dei principali atti legislativi, appunto per accelerare questo processo di transizione verso sistemi più sostenibili. E in questo ci sono proposte che interessano anche il sistema agricolo, forestale, energetico, e quindi ci sono adesso discussioni in corso con il Parlamento europeo e il Consiglio. Ma voglio soffermarmi principalmente su una proposta che è stata rivista, quella sull'LULUCF, è un regolamento che interessa l'uso del suolo e la silvicoltura. Un regolamento molto importante perché fissa un target di assorbimento di carbonio ad almeno 310 milioni di tonnellate equivalenti entro il 2030 a livello europeo. Allo stesso tempo fissa dei target anche per singolo Stato membro. Oggigiorno la capacità di assorbimento è circa 268 milioni di tonnellate. Quindi vogliamo arrivare a 310 milioni di tonnellate entro il 2030 e secondo le nostre stime, secondo i nostri calcoli, l'agricoltura e il settore forestale, quindi diciamo tutto il settore suolo, può raggiungere la neutralità climatica entro il 2035 se riusciamo ad aumentare l'assorbimento di carbonio del 20%. Quindi tramite una migliore gestione del suolo, l'agroforestazione, quindi tutte le questioni che conosciamo, e seconda necessità di ridurre del 20% le emissioni diverse dalla CO2, quindi metano ed altri gas generati dall'utilizzo dei fertilizzanti, per esempio. E quindi qui c'è tutto il discorso dell'agricoltura di precisione, additivi per mangimi, miglioramento genetico e quant'altro. Allo stesso tempo si ricordava prima il mercato del carbonio, ecco, che è un aspetto molto importante e gli agricoltori, il settore agricolo deve giocare un ruolo vincente in queste discussioni. La Commissione ha presentato a dicembre 2021 un documento di lavoro su carbon farming, dove si spiegano appunto le diverse esperienze, i vari sostegni, le opzioni, le varie opportunità per gli agricoltori. Le attività di ricerca finanziate a livello europeo. E in questo, la Commissione, così come è stato ricordato anche dal dottor Blasi, sta lavorando appunto su una nuova certificazione per la rimozione di carbonio, quindi armonizzare le metodologie di calcolo per certificare successivamente la rimozione di carbonio e quindi dare un'ulteriore fonte di reddito agli agricoltori. Non mi soffermo su questa slide, ma c'è appunto la necessità di essere creativi ed ambiziosi. Quindi, per quanto riguarda le pratiche culturali, per quanto riguarda le attività da mettere in campo per facilitare la cattura di carbonio nei nostri processi produttivi, c'è davvero la necessità di esplorare qualsiasi forma di allevamento, di coltivazione che finora in un approccio più convenzionale è stata messa da parte o non esplorata.
Quindi in questo la Commissione punta molto con uno strumento che conosciamo tutti noi, che è la politica agricola comune, che come ricordava il dottor Blasi, siamo in una fase molto delicata del processo di applicazione di questa politica. Entro fine marzo invieremo i commenti agli Stati membri sulla prima bozza di piano strategico che è stata inviata alla Commissione entro fine 2021. Ci sono sicuramente questioni che riguardano, diciamo, le tre dimensioni della sostenibilità, questioni di natura economica, di natura ambientale, di natura sociale, e la Commissione europea vuole assicurarsi che la nuova PAC possa davvero contribuire in maniera ambiziosa agli obiettivi del Green Deal. Quindi con questo in mente stiamo analizzando gli approcci degli Stati membri in modo da assicurarci che davvero il budget, i soldi pubblici che stiamo utilizzando e che utilizzeremo a partire dal 2023 possono dare i risultati attesi. In questo tre elementi molto importanti: la condizionalità rafforzata, quindi nuovi obblighi per gli agricoltori per accedere ai pagamenti diretti, e in questo ricordo la rotazione colturale che entra come nuovo obbligo nella lista dei numerosi obblighi che gli agricoltori devono rispettare, e questo anche entra nel cuore del progetto LIFE di cui stiamo parlando questa mattina, gli ecoschemi, quindi il 25% del budget dei pagamenti diretti per impegni che vadano oltre la condizionalità. Lo sviluppo rurale svolgerà un ruolo altrettanto importante con i sistemi di cooperazione e innovazione, quindi di trasferimento delle informazioni e conoscenze agli agricoltori. Infine, e concludo, una parte importante sarà svolta anche dal progetto, dal programma Orizzonte Europa. La Commissione ha lanciato una serie di missioni, di mission su diversi argomenti, ecco, e voglio ricordarvi uno in particolar modo, che è quello sul suolo. La Commissione ha messo sul tavolo circa 320 milioni di euro per migliorare la fertilità dei suoli, costituire una rete di laboratori viventi, quindi circa 100 laboratori viventi in tutta Europa, dove ricercatori, start-up innovative, agricoltori possano insieme progettare una transizione più accelerata verso sistemi più sostenibili. Io ho concluso e passo la parola al moderatore. Grazie. Grazie dottor Di Rubbo, molto interessante ovviamente anche la sua presentazione, e ricca di spunti. Adesso passerei la parola al dottor Giuseppe Corti, direttore CREA Agricoltura e Ambiente. Sì, buongiorno a tutti. Mando in condivisione. Credo che si veda, dovrebbe essere visibile. Sì, si vede perfettamente. Metto in modalità show e avvio il cronometro perché non voglio fare tardi. Intanto sì, una piccola presentazione. Mi chiamo Giuseppe Corti e per me aver sentito le parole finora che tutti abbiamo sentito a partire dalla presentazione di Merigi, ma poi anche con gli interventi di Blasi, Frascarelli, Di Rubbo. Intanto sono state dette molte cose, ma per me che sono professore di pedologia e che ho svolto questa professione per 28 anni nell'università, se parlare di suolo in questi termini è proprio una cosa che mi dà un enorme piacere. Perché va detto che il suolo è stato un elemento estremamente dimenticato fino a poco fa. Ricordo a chi ci ascolta che la Commissione europea nel 2006 promulgò la famosa strategia per la difesa del suolo, che dopo 8 anni, nel 2014, è stata ritirata per insussistenza. Cioè non c'è stato modo all'interno dell'Unione europea di mettersi d'accordo su quali dovessero essere i canali da perseguire per arrivare a una strategia di difesa e conservazione del suolo. E questo la dice lunga su quali sono le resistenze
che noi dobbiamo vincere a livello sia italiano che europeo per fare un'attività che sia degna di nota e che soprattutto sorta gli effetti che speriamo sull'agricoltura e sul suolo. Perché è noto a tutti come sul suolo vi siano, come posso dire, forze e interessi estremamente contrastanti. Non ultimo quello appunto dell'edilizia, non ultimo quello di quella che si chiama sigillazione del suolo. Insomma, sono sicuramente interessi legittimi per certi versi, ma che contrastano enormemente con quel che noi vorremmo fare a livello non soltanto agricolo, ma anche ambientale. Quindi quelle cose ricordate poco fa dal dottor Di Rubbo, per me veramente sono musica per i miei orecchi. Quanto avrei voluto che queste cose avessimo iniziato a dircele 20 anni fa. Oggi saremmo in condizioni diverse. Ma oltre a ringraziare il professor Canali, che appunto mi ha invitato e con il quale ho fatto una chiacchierata proprio stamani su quale potessero essere diciamo i temi da trattare all'interno di questo progetto AgriStack, che ho visto essere diciamo un progetto molto ambizioso, dando a questo termine l'accezione positiva, vale a dire la voglia di far qualcosa di veramente tangibile che potesse essere esportato anche in altri settori. Vedo che mi ha sconvolto un attimo la visione, questa slide, la visione di Po, ma fa niente, dato che l'ho scritta io e so che cosa c'è scritto anche laggiù in basso, quando ci arriviamo sarò in grado di dirlo. Allora, a proposito di temi contrastanti, contraddizioni direi vere e proprie che stiamo vivendo nel comparto agricolo, no, ce ne sono diciamo due che sono state rammentate già stamani. Cioè, noi vogliamo ridurre l'impatto dell'agricoltura sull'ambiente, legittimo, mancherebbe altro, è doveroso, lo dovevamo iniziare da prima tutta questa cosa qua, però bisogna fare attenzione anche al reddito degli agricoltori. Insomma, quante volte ne parlo da pedologo, quante volte abbiamo cercato di mettere in atto sistemi di riduzione dell'erosione piuttosto che di altri disastri che sono stati compiuti sul suolo, e questo è andato a gravare sulle tasche degli agricoltori. Non lo si può fare, non lo si può fare. Continuare a credere che si possa cambiare l'agricoltura per renderla più adeguata alle condizioni ambientali e umane, andando a gravare sulle tasche degli agricoltori, è impossibile, perché gli agricoltori sono già abbastanza gravati da tutto quello che gli succede intorno. Io però vorrei fare anche un appello a quello che so benissimo nel mondo, diciamo, dell'ecologia, nel quale mi muovo in maniera abbastanza convinta anch'io, ma che so qualche volta avere qualche dubbio, quando io cioè mi rivolgo a quei manichei ecologisti, cioè quelli che vedono le cose o così oppure niente. Beh, insomma, credo che su questo ci voglia un'attenzione da parte anche delle istituzioni, perché sposare così d'emblée certe teorie ecologiste, non ecologiche, uso il termine in maniera proprio ecologista, vale a dire proprio con quella, come posso dire, quell'impatto negativo che a volte hanno teorie che vorremmo anche in grado di invece assolvere a qualcosa di positivo. Beh, questo credo che noi ci dobbiamo stare molto attenti. E mi rivolgo in particolar modo a tutte quelle attività che mirano, per raggiungere un maggiore equilibrio fra agricoltura e ambiente, alla riduzione delle produzioni. Beh, in questi giorni l'abbiamo toccato con mano con tutti i problemi che ha scatenato questa guerra fra Russia e Ucraina. Abbiamo riduzione delle importazioni, anche importanti. Certo, dall'altro canto, non possiamo pensare che questo paese possa essere autosufficiente su tutto. È un qualcosa che ci dobbiamo levare dalla testa.
le importazioni sono estremamente importanti per questo paese, in settori strategici, la pasta, noi esportiamo tanta pasta, ma senza le importazioni non saremmo in grado di importare un bel niente. Ma parliamo di caffè, il nostro caffè è apprezzato in tutto il mondo, non produciamo un chicco. Allora, le importazioni sono qualcosa di estremamente importante in questo paese. Da lì a dire che dobbiamo basarci solo sulle importazioni, ce ne corre. Noi dobbiamo sicuramente capire a livello di paese quali sono le produzioni sulle quali dobbiamo puntare. E sappiamo questa cosa qua. Ma una volta che abbiamo queste produzioni di qualità, vogliamo forse adottare dei sistemi che mirino a ridurre la sufficienza all'interno del paese? Questo significa dover ricorrere ancora di più sulle importazioni, con tutti i loro problemi poi di tipo economico, ma anche sociale, ma anche ambientale. Ecco che cosa intendo dire quando parlo di acquisizione di responsabilità. Facile per un paese opulento produrre meno e andare alla ricerca di cibo in altri paesi dove verosimilmente le condizioni di produzione sono in molti casi peggiori delle nostre. Che razza di servizio facciamo alla comunità intesa come umanità, intesa come globalità? Ecco, io credo che queste siano domande che ci dobbiamo porre. Allo stesso tempo, noi, credo che questo sia un po' l'interesse di tutti, noi vogliamo migliorare le condizioni economiche delle aziende agricole. Però allora queste cose sono contrastanti. Se ogni volta che vogliamo fare qualcosa riduciamo le produzioni, certo, godendo magari di un prezzo spuntato sul mercato un po' più alto perché sono produzioni di un certo tipo, d'accordo, però riduciamo le produzioni, aumentiamo i costi sulle aziende per motivi tipo ambientale, allo stesso tempo da un'altra parte, in un altro tavolo, diciamo che siamo tenuti ad aumentare l'economicità, il reddito dell'agricoltore. Queste cose fino ad oggi sono state viste, come posso dire, abbastanza appunto in contraddizione. Eppure qualcosa si può fare. Io sono fiducioso che questo si possa fare e questo lo si può fare. Ho apprezzato molto l'intervento fatto da Frascarelli, direttore di Ismea, riguardo proprio alla possibilità di migliorare e aumentare le produzioni, però ovviamente previa una ricerca che, anche se siamo nel 2022, ancora oggi necessita di essere portata ai massimi livelli in tutto il paese. Noi dobbiamo avere più conoscenza per ettaro. Questo è una sorta di slogan che è stato coniato dalla comunità scientifica, ma che è di una verità disarmante. Noi siamo ancora oggi carenti delle conoscenze per ettaro. E badate, in questo c'è qualcosa di estremamente sottile. Che vuol dire conoscenza per ettaro? Vuol dire che bisogna riconoscere la specificità dei suoli nei confronti delle coltivazioni. Non possiamo fare tutto da tutte le parti. Ce lo dobbiamo levare dalla testa. Perché fare tutto da tutte le parti significa poi andare in soccorso della coltura con maggiori concimazioni, maggiori trattamenti, maggiori irrigazioni. Insomma, tutto questo contrasta poi con il primo punto, cioè ridurre l'impatto sull'ambiente. Allora noi dobbiamo rispolverare, ma forse anche più che rispolverare, prendere coscienza del fatto che c'è un suolo adatto a delle produzioni, non ad altre. Ci saranno altri suoli da destinare a quelle produzioni. Giochiamo su questo. Dobbiamo giocare su questo, perché se giochiamo su questo avremo prodotti di qualità in quantità buona e con minore impatto sull'ambiente. Significa meno fertilizzanti e anche meno prodotti di contenimento delle malattie, delle pesti. Allora, vi voglio dire anche su quali sono i fronti sul quale il CREA
in particolare il centro che dirigo, agricoltura e ambiente, si è mosso negli ultimi tempi. È il mondo delle consociazioni, l'argomento delle consociazioni, che è un argomento ben più vasto di quanto si possa pensare e che non implica soltanto la consociazione di specie erbacee. Certo che queste ci danno delle grandi soddisfazioni, certamente. Abbiamo già in atto delle esperienze con le orticole. Certo, non è tutto facile. Finché facciamo ortaggi nel proprio orto, che problema c'è a mettere cipolla, pomodoro, bietola? Ma il problema è se ci dobbiamo spostare poi sulle aziende. Abbiamo ancora oggi carenza di macchinari che ci permettano di gestire in maniera efficiente le consociazioni di orticole in azienda. Ma abbiamo anche le consociazioni fra cereali e leguminose in genere, ma in particolare voglio sottolineare un aspetto che è quello delle consociazioni con orzo pisello piuttosto che orzo e lenticchia, e che queste sono di grande aspirazione, perché ricordo a chi non avesse un background agricolo che l'orzo è una specie rinettante. Che vuol dire rinettante? Significa che se metto insieme ad esempio orzo e pisello riduco di mezzo o anche più la quantità di fertilizzanti azotati necessari, ma la cosa importante è che si può ridurre fino all'80% la necessità di prodotti antiparassitari. E questo perché? Perché l'orzo in qualche maniera difende la leguminosa dagli attacchi antiparassitari. Certo che abbiamo un problema, che può anche non esserlo per certi versi. Mi spiego meglio. Quando andiamo a raccogliere orzo e pisello insieme, ad esempio, non abbiamo ancora oggi il sistema di dividere i due prodotti. Questo non è un problema, ad esempio, se questo prodotto lo destiniamo all'alimentazione animale. Può andare a sostituire tranquillamente i mangimi che noi diamo agli animali. Certo, se li vogliamo destinare all'alimentazione umana, meglio sarebbe dividerli. Abbiamo bisogno di ricerca anche nel campo della meccanizzazione per poter assolvere questo problema, perché se noi ci spostassimo parte della nostra agricoltura su questo tema delle consociazioni, in particolare con orzo ed altro, l'orzo, come sapete, ha grandi applicazioni poi nell'ambito alimentare, beh, insomma, possiamo veramente produrre, aumentare le produzioni e allo stesso tempo ridurre l'impatto delle produzioni sull'ambiente. Non solo, ecco un qualcosa che mi fa veramente piacere ricordare da pedologo, questo tipo di consociazioni hanno quello che si chiama un land equivalent ratio di 1,1-1,15. Cosa significa? Che se io coltivo un ettaro con per esempio orzo e pisello e guardo quali sono state le produzioni di orzo e di pisello, è come se invece di un ettaro io avessi coltivato 1,15 ettari. Allora significa aver guadagnato 10-15% in più di, tra virgolette, guadagnato terreno coltivabile. Ma questo sposa molte delle policies che ci ha ricordato Di Rubbo prima, perché noi dobbiamo produrre in questo paese. Gli ultimi eventi ce l'hanno messo sul piatto questo problema, e questo non lo si può ottenere andando, questo è il mio tempo che mi dice che devo finire, e questo non lo si può ottenere andando a prendere territori dove noi dobbiamo recuperare i suoli marginali, dobbiamo recuperare le aree marginali, ma coltivando i suoli che già abbiamo possiamo godere come se ne avessimo il 10% in più. Non è una cosa da poco. Stiamo portando avanti anche il discorso della bulatura, importantissima anche questo per la produzione di leguminose. E infine c'è un altro importante sistema di consociazione, l'agroforestry, l'ha ricordato giustamente il dottor Di Rubbo. Questo è in grande espansione. È probabilmente quello che potrà salvare molte delle popolazioni dell'Africa subsahariana. Non c'è altro modo. Laddove non si può acquistare nemmeno un chilo di azoto, parlo dell'Africa subsahariana, che un qualcosa che comprende una trentina di stati con alcune centinaia di migliaia di persone, le produzioni di Gran Turco sono dell'ordine di una
tonnellata per ettaro all'anno. Con l'agroforestry si può arrivare a 2-3. Certo, risibile al cospetto delle nostre produzioni, ma significa triplicare in qualche caso le produzioni in quella zona. Da noi significa avere le stesse produzioni, la stessa redditività, dando una mano all'ambiente. Insomma, ci vuole più ricerca sul campo, dobbiamo salvaguardare e migliorare il suolo, migliorare, non basta nemmeno più salvaguardare, lo dobbiamo migliorare il suolo, la sua fertilità, e ci vuole sicuramente più ricerca sulle attrezzature agricole che queste nuove sfide che stiamo lanciando ci portano ad aver bisogno. Quel rigo che è mancato, giù sotto se ne vede soltanto un pezzetto, era per dire che il CREA ha circa 90 aziende, io ne ho 7 ad esempio, e sono a disposizione di chiunque per fare ricerca di campo con tutta l'abilità e le nostre maestranze che possiamo fornire ai progetti che vorrete svolgere nelle nostre aziende. Vi ringrazio. Bene, dottor Corti, interessantissima, anche se ha concentrato in poche slide, ma gli argomenti sono stati di forte impatto. E, dunque, allora io a questo punto leggerei alcune domande che sono arrivate, un paio di domande. Alcune sono state, allora abbiamo già, diciamo così, mantenuto una presenza molto interessante di oltre 200 sui 230 ascoltatori che si sono mantenuti a questo livello per due ore, insomma dall'inizio del webinar fino ad ora. E alcuni hanno fatto già diverse domande ad relatori come il professor Frascarelli e il dottor Blasi, che sono dovuti, insomma, hanno dovuto assentarsi per diversi motivi, e che comunque ringrazio per essere stati con noi il più possibile, anche per aver ritagliato nei loro numerosissimi impegni questa disponibilità al webinar su Agrestic. Dunque io adesso farei una domanda al dottor Corti e poi una al dottor Di Rubbo, e dopodiché le altre domande noi risponderemo per via mail in modo tale da stare nei tempi e lasciare al professor Canali le conclusioni. Allora, per il dottor Corti c'è: per lo studio TIFA, meno 30% di produzione vegetale e un meno 45% di produzione animale a livello europeo, associato a un regime alimentare con una diminuzione del 50% della quota di proteine animali, darebbe agli europei 2.400 kcal al giorno. Non so se io riferisco questa domanda molto tecnica, se può rispondere. Sì, è un tema, così come il tema dello spostamento dei prodotti, no? da un continente all'altro, oppure all'interno del paese da una zona all'altra. Questo tema qua della riduzione delle produzioni, purché venga diminuito, diciamo così, sia noi abbiamo anche un problema di spreco di cibo, no? Di spreco alimentare, ma puntare sul sistemi produttivi di minor produzione, confidando sul fatto che riusciremo a sprecare meno cibo e allo stesso tempo ad avere un sistema, brutta parola, una dieta, chiamiamola così, che ci consenta di ridurre il carico, l'impatto dell'essere umano sull'agricoltura e quindi sull'ambiente. A me non sembra poi così produttivo, anche perché ricordo che noi abbiamo una enorme dipendenza dall'estero di quasi tutti i prodotti, sono veramente pochi i prodotti per i quali siamo autosufficienti. Io non voglio stare qui a decantare le doti dell'autosufficienza, figuriamoci. Abbiamo passato tutto il periodo dell'autarchia e sappiamo storicamente, non credo non ci sia da salvare niente, né filosoficamente né praticamente, nei confronti di quel vecchio tema là.
ma noi dipendiamo dall'estero in maniera massiccia su tanti temi. Allora, se riusciamo a produrre di più, doverosamente riducendo lo spreco alimentare e intelligentemente andando verso diete meno impattanti sull'ambiente, molto meglio, ma non credo che possiamo dire riduciamo le produzioni perché tanto mangiamo meno o mangiamo meglio. Non mi sembra la soluzione più adeguata. Grazie. Allora, al dottor Di Rubbo abbiamo, ecco, ci hanno aggiunto un'altra di domanda, per cui direi che possiamo fare la prima. La prima recita così: nella nuova PAC si parla di approccio basato sui risultati. Questo vuol dire che verranno valorizzate le pratiche che generano effetti positivi sui servizi ecosistemici, anche la loro quantificazione? Sì, effettivamente è proprio così. Con la nuova PAC si dà maggiore, diciamo, si introduce un nuovo meccanismo di condivisione di responsabilità con gli stati membri, quindi gli stati membri hanno maggiore flessibilità nella scelta delle pratiche culturali da applicare a livello nazionale, e allo stesso tempo la Commissione ha messo in piedi un sistema di monitoraggio della performance della politica agricola comune, quindi di valutare e monitorare costantemente i risultati generati da queste misure agroambientali, per esempio. E quindi in questo effettivamente anche gli ecosistemi entrano nel cuore della nuova PAC attraverso diversi strumenti, e per ogni aspetti relativi alla sostenibilità economica, ambientale e sociale ci sono una serie di risultati di impatto, quindi indicatori di impatto, di contesto, di risultato che la Commissione monitorerà costantemente sulla base dei risultati che gli stati membri forniranno nel corso, ecco, dei vari obblighi di invio alla Commissione, ecco, sui risultati generati. Ecco, anche quindi gli ecosistemi, si parla appunto di ecosistema perché l'azienda agricola non è più vista come un'entità a sé all'interno di un contesto, ma diventa appunto ecosistema, quindi tutte le relazioni di interazione tra imprenditore agricolo e ciò che circonda la propria azienda agricola rientrano proprio nel cuore della nuova PAC. L'altra domanda è relativamente al sistema di certificazione dell'assorbimento di carbonio nel suolo, su cui sta lavorando l'UE. La domanda è: sarà relativo ai soli contributi di PAC e PSR, o vuole essere un riferimento generale anche per il mercato volontario dei crediti di carbonio? Esattamente è così. La Commissione sta andando oltre la politica agricola comune, si sta lavorando, ancora non siamo giunti al termine di questi lavori, quindi risulta difficile già dare una risposta definitiva, ma si sta lavorando su un nuovo mercato di crediti di carbonio dove gli agricoltori possano davvero beneficiare degli sforzi che riescono a mettere in campo a livello agricolo. Quindi abbiamo già un sistema di scambio, ecco, di carbonio, di emissioni, l'emission trading scheme. Ecco, al momento non ci sono linee definitive chiare. Proprio per questo la Commissione vuole procedere in una fase a step. In un primo step armonizzare la metodologia di calcolo di questi certificati, quindi associare ad ogni pratica agroforestale la quantità di CO2 che riesce ad assorbire. Una volta che troviamo un accordo a livello europeo su questi strumenti di certificazione, poi il secondo step sarà appunto immaginare in che contesto mettere in piedi questo mercato di carbonio, che al momento è solo su base volontaria. Ecco, ci sono diverse iniziative in campo, ma la Commissione vuole appunto mettere su un sistema europeo che sia monitorato costantemente, in modo da evitare anche il greenwashing, quindi pratiche che magari vengono utilizzate come pratiche ambiziose, quando magari sappiamo che non sono così ambiziose. Ecco.
Quindi davvero c'è un lavoro che stiamo mettendo su insieme agli esperti nazionali e in questo l'Italia farà parte anche del gruppo di lavoro. Allora, stanno fioccando le domande, le faccio l'ultima, le altre le risponderemo via mail, perché effettivamente ne stanno arrivando tantissime, e l'ultima che le faccio è questa: è fuori di dubbio che la strada intrapresa per la Farm to Fork e il New Green Deal è ormai una realtà, ma in questa fase di manifesta carenza da cibo, quali potranno essere i nuovi scenari? Ecco, questa è un po' più giornalistica, no? Come domanda. E poi dopo lascio le conclusioni al professor Canali. Le altre domande, scusi se le interrompo ancora, alle altre domande risponderemo, ne stanno arrivando tantissime, le risponderemo poi, le gireremo ai gentili relatori che per loro competenza. Prego. Grazie mille per questa domanda. Due osservazioni, ecco. Una prima osservazione lo ha ricordato Timmermans al Parlamento europeo alcuni giorni fa, che l'attuale crisi, la drammaticità che stiamo vedendo oggigiorno in Ucraina, non deve essere un'occasione per diminuire l'ambizione del Green Deal e della Farm to Fork. Allo stesso tempo il mercato internazionale delle commodities, dei fertilizzanti, degli input in generale a livello agricolo e anche dell'energia, dei fertilizzanti, sta raggiungendo dei picchi importanti che stanno appunto mettendo a dura prova lo svolgimento delle attività agricole. Noi riteniamo che gli obiettivi della Farm to Fork vadano nella direzione giusta. Nel breve periodo la Farm to Fork, e mi riferivo prima alla riduzione dei fertilizzanti, la necessità di aumentare la fertilità dei suoli tramite sistemi culturali più sostenibili, e il progetto LIFE è una risposta a questa necessità, conferma appunto che la Farm to Fork, proiettando il sistema agroalimentare su un orizzonte più sostenibile, più resiliente, non vuole ridurre la produzione di beni alimentari, anzi vuole rafforzare la capacità e migliorarne le qualità. Ovviamente c'è un discorso ben più ampio da affrontare, la ricerca, l'innovazione. La Commissione europea ha messo in campo 9 miliardi di euro da dedicare all'agricoltura, all'agroalimentare, perché sappiamo che abbiamo bisogno di un approccio di sistema e non guardare in maniera puntuale ai singoli eventi, alle singole pratiche. Allo stesso tempo, la seconda considerazione, siamo nel vivo delle discussioni con gli Stati membri. Il dottor Blasi l'ha ricordato poc'anzi, ci sarà il Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura la settimana prossima. La Commissione europea sta esplorando qualsiasi forma di mitigazione di questo rischio che ci stiamo trovando ad affrontare, quindi sui mercati internazionali. Sappiamo che alcune filiere sono più impattate di altre filiere. L'importazione di proteaginose dall'Ucraina sono sicuramente un problema non indifferente per il settore suinicolo, per il settore dei polli, un po' meno rispetto ai ruminanti. Quindi la Commissione sta considerando diverse opzioni per far fronte a questi shock di breve periodo. Però allo stesso tempo non dobbiamo dimenticare il nostro obiettivo di lungo periodo, che è una crisi che genererà ancora più diciamo negatività, più morti, se vogliamo utilizzare questa parola molto dura, nel lungo periodo, perché i processi di desertificazione che noi vediamo in Europa, nel sud dell'Europa, i processi di impoverimento della fertilità dei suoli, l'insostenibilità del sistema agroalimentare, e lo ricordiamo anche con le difficoltà economiche che si trovano ad affrontare gli agricoltori, confermano ancora una volta la necessità di andare avanti con i Farm to Fork, con la strategia. Oggi solo i costi relativi alle risorse naturali, quindi l'impoverimento dei suoli, delle acque, dell'aria, genera un costo di circa 50 miliardi di euro all'anno.
senza contare anche gli altri costi relativi agli aspetti sanitari. Quindi la strategia Farm to Fork non può essere posticipata nell'interesse degli agricoltori e delle future generazioni. Bene, abbiamo ancora pochissimi minuti per concludere il webinar e lascerei la parola al professor Canali per una conclusione o le prime considerazioni generali su questo approccio che abbiamo tenuto, cioè la presentazione del progetto Agrestica ai nostri interlocutori policy makers e tutte le tematiche che abbiamo toccato. Professor Canali, prego. Sì, grazie. Intanto penso che questo webinar abbia di fatto fatto emergere la complessità del tema che stiamo affrontando. Quindi direi che è stato, dal mio punto di vista, un successo per il fatto anche solo di avere messo insieme delle prospettive europee con prospettive nazionali ai massimi livelli, diciamo, di valutazione politica, almeno dal punto di vista dell'interlocuzione, e al tempo stesso aver messo insieme in questo incontro le due grandi istituzioni che si occupano di ricerca a livello nazionale e di supporto alle attività dei policy maker, quindi ISMEA e CREA, per dare un contributo assieme a noi che stiamo lavorando su questo progetto, quindi un progetto finanziato dall'Unione Europea, ma che vede il coinvolgimento anche di attività di ricerca, del mondo della ricerca e anche il mondo delle imprese, il mondo delle aziende. Quindi io direi già questo è un elemento importante. Forse questo è un tentativo di risposta che a mio avviso è stato anche interessante per tutta una serie di spunti che ci ha dato e che potrà fornire anche per l'attività futura, un tentativo di risposta alla grande questione che l'agroalimentare, in particolare nel nostro paese, ma non soltanto, deve affrontare, cioè la capacità di darsi una visione sistemica, di guardare cioè a queste problematiche, che sono problematiche complesse, in un modo integrato, collaborativo e anche coerente, se possibile. È molto importante recuperare questo sguardo d'insieme e questa capacità di interazione a livello complessivo di sistema agroalimentare e di sistema di formazione delle politiche e di implementazione delle politiche. Quindi questo, a mio avviso, ci dice già di un percorso che nel piccolo abbiamo provato a fare con questo webinar, ma che deve proseguire, che deve diventare sempre più la modalità normale, comune, per affrontare i temi. Un secondo aspetto, è emerso, mi pare, con estrema chiarezza, è emersa la complessità che stiamo affrontando su tutti i punti di vista. Parlare oggi di agricoltura non significa più parlare, no, come facevamo in modo più semplice, più semplificato fino a qualche anno fa, di un settore che semplicemente si occupa di generare materie, di produrre materie prime agricole. Una visione troppo ristretta su un dato di produzione che ha una sua rilevanza importante nell'immediato, se non è collocato in un'ottica di medio e lungo termine, già rischia di essere fallimentare dal punto di vista stretto della produzione. Cioè, il tema della fertilità ci ha detto questo, in diversi interventi è stato ripreso. Se si spreme, se mi consentite il termine, un po' troppo il terreno nella ricerca di un'esaltazione di una produttività a tutti i costi, come purtroppo in passato si è fatto, sia per carenza di conoscenze che per un contesto economico che era oggettivamente diverso, il risultato è che nel tempo si perde la fertilità del suolo, che è un asset importantissimo che invece diventa sempre più rilevante per noi e lo sarà ancora di più in futuro, soprattutto a fronte dei cambiamenti climatici. Quindi questo è un primo elemento di complessità.
Dobbiamo tener conto di un orizzonte temporale più lungo nelle nostre valutazioni, anche semplicemente concentrate sulla produzione, sul dato produttivo. Ma il secondo elemento di complessità è che l'agricoltura ormai chiaramente non è più solo un settore che si occupa di produzione di materie prime. Non lo è mai stato, per la verità, ma la nostra focalizzazione era concentrata su questo aspetto. Ora prendiamo consapevolezza sempre più che il settore agricolo produce diversi beni e diversi servizi. Addirittura i beni che produce, anche i prodotti che produce, hanno diverse finalità. E l'uso che fa dei terreni crea anche tensioni, conflitti tra utilizzi diversi, conflitti tra destinazioni diverse, conflitti potenziali, si intende. Per cui il tema della scelta delle produzioni barra dei servizi che devono essere, no, ottenuti attraverso le produzioni, attraverso l'attività agricola, diventa una questione centrale. Per fare, come dire, l'agricoltura quindi produce diversi prodotti e diversi servizi allo stesso tempo. Alcuni di questi prodotti e servizi sono congiunti. Ecco il tema del progetto, nel nocciolo, qual è la questione. Riscoprire, no, questi servizi congiunti rispetto a una modalità produttiva, che è quella, diciamo così, di queste rotazioni, diciamo, innovative e sostenibili, riscoprire che ci sono delle produzioni e dei servizi, diciamo, congiunti di grande rilevanza. Questo è il nocciolo del progetto Agresti. Quindi non c'è solo un dato produttivo in senso stretto, che pure viene monitorato molto attentamente, ma c'è anche la consapevolezza che questa, una modalità produttiva diversa, una diversa organizzazione del processo produttivo, può comportare una produzione importante, una produzione diversificata, importante, che non comporta perdite significative di produttività, anzi, forse nel medio e lungo termine anche dei recuperi, dei vantaggi in termini di produttività in senso stretto, ma soprattutto comporta una valorizzazione di questi servizi. Ora, questo ci fa comprendere come gli elementi, le sottolineature che sono emerse dai diversi interventi, da tutti gli interventi, abbiano bisogno trovare in un contesto complesso, già di per sé, dal punto di vista scientifico e della comprensione di questi fenomeni, debbano trovare poi anche la possibilità di arrivare a definire degli strumenti operativi, delle politiche vere e proprie. Allora, io penso che gli interventi che sono stati fatti oggi ci dicano che c'è una grandissima attenzione, sia a livello europeo che a livello nazionale, sulle tematiche del progetto. Una grandissima attenzione perché il contesto economico e sociale e anche politico ce lo richiede. Diceva Frascarelli, i cittadini, i consumatori ci richiedono determinate prestazioni, non solo di produzione in senso stretto di prodotti, ma anche di sostenibilità e d'altra parte anche una risposta in termini di competitività. Non possiamo permetterci riduzioni, costi altissimi per i prodotti alimentari, e questo è un tema che entra prepotente anche nella situazione specifica attuale. D'altra parte, per fare questo c'è bisogno ancora di ricerca, a tutti i livelli. Il progetto sta cercando di dare un contributo, c'è bisogno di arricchire di conoscenze, questo ci è stato pure sottolineato in tutti i sensi, sia nel medio termine, nel breve e nel medio termine, per dare delle risposte operative agli agricoltori, perché poi alla fine tutto questo si deve tradurre in comportamenti degli agricoltori. Cioè, gli imprenditori agricoli devono essere messi nelle condizioni di poter fare queste scelte, sia perché hanno le conoscenze e le strumentazioni tecniche per poterle affrontare, sia perché alla fine, utilizzando gli strumenti, le policy, le politiche che vengono messe in campo a livello europeo e a livello nazionale, e utilizzando anche gli strumenti di mercato, eventualmente le certificazioni che possono essere messe in campo, riescano ad avere una sostenibilità economica, ovviamente, che è adeguata e che consente loro di dare queste risposte. Quindi io penso che
la sfida che è posta e che il progetto cerca di affrontare sia una sfida assolutamente di grande attualità, ci è stato ricordato da tutti gli interventi. Penso anche che il percorso tracciato e la direzione sia emersa come una direzione chiaramente interessante e condivisa, che ci sia anzi attesa anche circa i risultati che questo progetto potrà dare come contributo utile alla definizione poi di strumenti e di politiche adeguate. E quindi penso che, ripeto, nella prosecuzione del progetto avremo modo di arricchire di contributi e di portare degli strumenti forse a disposizione anche dei policy maker in modo utile per così far aiutare l'agroalimentare italiano ed europeo ad andare in questa direzione che io penso giustamente l'Unione Europea ritiene strategica, una strategia di medio e lungo termine. Ritengo anche che soprattutto per le tensioni che si stanno verificando in questo momento ci possa essere la necessità di fare degli aggiustamenti, perché non si possono buttare le strategie per situazioni per quanto drammatiche e difficili di breve termine. Forse le situazioni di breve termine possono aiutare per comprendere meglio tutte le implicazioni delle strategie e quindi mettere a punto meglio le strategie con le scelte di breve e medio termine, per rendere questo percorso fattibile. Fattibile non solo sulla carta, ma fattibile, implementabile a livello di impresa agricola, perché poi alla fine è quella la vera sfida. Le amministrazioni possono aggiustarsi, possono produrre documentazioni, ma alla fine bisogna ottenere dei risultati. I risultati veri sono quelli che le imprese agricole potranno portare se avranno gli strumenti a disposizione. Questo progetto penso potrà dare un contributo utile in questa direzione, quindi questo è l'auspicio che mi pare sia uscito dai lavori di questo webinar. Io ringrazierei tutti i partecipanti a questo punto, non so se Gigi Merici vuole dare un suo saluto anche. Assolutamente sì, grazie Gabriele, veramente una sintesi insomma perfetta, condivisibile, e diamo la nostra disponibilità a nome di tutti i partner, a tutti i relatori, in particolare anche al dottor Corti che l'ha auspicato, cioè noi siamo assolutamente disponibili nel trasferire man mano tutti i risultati di questo progetto e di condividerlo. Mi preme ancora ringraziare l'organizzazione di questo webinar che è stata, come tutti i webinar che abbiamo fatto in questo periodo di pandemia, di grande successo, perché abbiamo avuto tanti presenti e abbiamo rispettato quello che sono appunto gli ingombri di tempo che c'eravamo prefissati e niente, direi che state aggiornati su quello che andremo a comunicare con il Life Agrestic. Un saluto a tutti, un ringraziamento a tutti, buongiorno. Arrivederci. 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 Grazie, dottore. Veramente un piacere. Grazie a voi, grazie a voi. Arrivederci, grazie. Dottor Di Rubbo, arrivederci anche lei, grazie.